Salve a tutti reclute, qui vi parla sempre il vostro Rocket e siamo tornati qui, finalmente, sulla Weddock, dopo una settimana di assenza. Ragazzi, prima cosa mi scuso se in questi 2 giorni non sono usciti i video, ma ho avuto da fare e non ho pure avuto tempo, non ho avuto nessun momento per registrare. E finalmente torniamo nella Weddock dopo una settimana, perché? Perché ho avuto problemi sull'emulatore. Il Desmume mi ha dato dei problemi e quindi non ho potuto registrare. E ho dovuto, insomma, risolverli e ci ho messo un po'. Bene ragazzi, quindi, nella scorsa parte, se vi ricordate, abbiamo battuto Aloe. E il Team Plasma è venuto a rubare il teschio del Dragonite, se non sbaglio. Bene, sono già passato di qua un attimo per vedere cosa c'era. E questa qua mi ha dato spaccaroccia. E niente, quindi, visto che siamo su un percorso nuovo, questo qua è già il percorso Bosco Girandola, direi di fare la nostra cattura per questo percorso, che vi ricordo può essere un Pokémon sia maschio che femmina. Vediamo chi è. Oh mio Dio, ma questo cos'è? No, vabbè, non penso di averlo mai usato una roba del genere. Beh, allora, aspetta, aumentiamo la velocità, eh? Ok. Allora, cosa posso usare? Beh, per tutto posso usare ipnosi se dorme bene. Oh mio Dio, oh mio Dio. Tanto, sì, perché questo Pokémon qua finirà dritto dritto nel box, dato che la nostra squadra principale, insomma, è già completa. Quindi sarà la nostra prima riserva. Molto bene, allora, vediamo se ci sta con una bella Mega Ball, va? Mamma mia, però che Pokémon brioso, madonna. Che schifo. Proprio questo doveva capitare. Allora, vediamo. 1, 2, 3. E lo abbiamo catturato? Ok. Ho capito, ma questo che soprannome gli do? Cioè, non ci ho mai pensato a questo Pokémon. Oh mio Dio, è apparso improvviso 50 anni fa, nei pressi di un deserto, non poteva rimanerci nel deserto. Pokémon cervello? Pokémon cervello. Sai, visto che Pokémon cervello lo chiamerò Brain. Ok, vediamo un po'. Brain, mi pare che si dice, mi pare che cervello è Brain, a meno che non sono completamente impazzito, ma cioè, no, è cervello, no? Vediamo. Controllo un attimo, ok, sì, no, non sono impazzito, confermo che non sono impazzito. Ok, lo chiamerò Brain, non so come chiamarlo questo Pokémon, non l'ho mai usato, non l'ho mai cagato di striscio. Brain, trasferito al box, non vedo l'ora di usarlo ragazzi, guarda, sto muovendo la voglia di usarlo. Bene, lì sotto magari mi allenerò un po' off camera, dopo. Adesso andiamo nel bosco girando, dove sentite c'è già la musica del team Plasma. Ok. Dai, adesso ci spiega che ci sono due vie. Lui ovviamente utilizzerà la via più semplice, perché è stronzo lui. Ok, dai, facci andare a distruggere il Team Plasma. Tanto, ok, va bene. Tanto è un po' lento oggi. Vabbè, noi tanto possiamo velocizzare, quindi non ci interessa. Molto bene. Allora, sfida contro le gemelline. Con Golem e Sismitod. Oh, tanto mi sono dimenticato che ho sempre GL NS. GL, ragazzi, dopo rispetto alla scorsa parte, l'ho provato fino al 28. Allora, bolla raggio? No, pensavo che bolla raggio colpisse tutti e due. Oh mio Dio, ci tocca andare con azione su Golem. Tanto, aspettate, perché ho fatto bolla raggio su Sesmitot? Perché? Perché? Oh mio Dio. Ok, vabbè, colpo di fango dovrebbe essere abbastanza buono, comunque. Bene. Dai, non ci mandare KO per cortesia. Ok, vabbè, ci tocca sempre fare azione, perché ovviamente non ha... più veloce... è più veloce di tutti il buon Feebas. Mamma mia, Feebas, veramente non vedo che si evolva, ragazzi, perché è andato a livello 29 per Girella, che è over, tipo overpower. Ok, bolla raggio e... oh, usa bolla raggio? Brutto colpo pure. E diminuisce la velocità. Dai, ti prego, colpiscilo. Devi colpirlo, eh. Bene, abbiamo avuto la meglio su queste gemelline. Finalmente, direi. Via. Ok. Bene, abbiamo avuto la meglio e possiamo andare avanti. Cambiando coppia, però, perché... gira da 29, quindi basta. Allora. Bene, dai. Andiamo con... direi con la coppia Nessime Mantis. Che abbiamo catturato Mantis nella scorsa parte, se non mi sbaglio. Qua c'è un plasma. Ci vuole affrontare? Sì, si vuole affrontare, pensiamo un po' di sì. Perché è così lento oggi? Non riesco a capire. Non capisco perché è così lento oggi. Non ha nessun senso. Allora, dopo
appena finito la parte con... quindi abbiamo fatto la scelta giusta. Dicevo, appena finita la parte vedo di sistemare. Ok, allora usiamo più lancio, anche se anche sassata potrebbe essere efficace contro il tipo ghiaccio. Ma vabbè, abbiamo più lancio. Grande Etna. Grande Etna che shotta un Froslass così. Così alla... Easy proprio. Dai. Ok. Dunque qua abbiamo un altro plasma. Penso che affronterò solo le recute in questa parte. Cioè, penso che mi concentrerò solo sul recuperare il teschio per questo episodio almeno. Se no ci mettiamo tipo 20 minuti, ragazzi. Lampent. Bene, meno male che abbiamo sassata, se no saremmo tipo fottuti. Ok, dai. Ok, tu mi arriva un messaggio su WhatsApp proprio mentre sto registrando, giustamente. Ok. Ma non importa, noi tanto stiamo registrando. Allora, rispondo e arrivo. Ok, eccomi qua. Sassata, vai. Mando KO. No, dai, dovevo mandarlo KO. Sì, no, vabbè, non ho mandato KO perché è più speciale questo Slugma. E noi sassata è fisico, quindi giustamente non potrà essere molto. Poi ci copriamo anche da soli, siamo proprio dei fenomeni. Cioè, grandi. Dai, ti prego, uso sassata. Un dai, no. No, dai, no. Ok, non è più confuso. Grande. Grande Etna, grandissimo Etna, anzi grandissima Etna. Dai, velocizziamo, perché tanto sono parti di lotta comunque. Sì, dai, mi dispiace anche a me. Allora, usiamo una piccola pozione. Sì, sull'Etna. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, direi. Allora, questo qua è il bosco girando, quindi... c'è due zolle d'erba. L'Arvesta, mando... Non poteva capitare prima l'Arvesta invece di Elgin. Ma non è possibile. Penso che nessuno abbia usato quel Pokémon. Che si vuole in BM. Vabbè, magari è forte, chi lo sa. Però non, tipo, non l'ho mai usato. Mi stanno capendo tutti i Pokémon che non ho mai usato. Ecco qua abbiamo il Gennaro Bullo dei poveri. Molto bene. Dai, però. Oggi è Svegliusfanzi. Mamma mia, non poteva capitarmi lui prima. Tutto oggi l'emulatore, ragazzi, è inspiegabilmente lento. Cioè, non è mai... Non riesce a scappare. Come non riesce a scappare? Scappa, basta. Dai. Assurdo. Tre zone d'erba di nuovo un Pokémon. Che poi adesso è lento, ma do. Ok. Dai. Non possiamo fermarci così tanto. Allora, qua sicuramente ci sarà un allenatore. Ecco, appunto. Sentite com'è lento oggi il coso, l'emulatore, cioè assurdo. Dai, sembra che abbia pochi Pokémon. Uno, grande, mi fa Flygon. Però Flygon. Come faccio a battere Flygon adesso? Proviamo a usare Smog. Ecco, Turbo. No, è di tipo. Cavolo, è anche di tipo terra. È molto pericoloso. Dai, avvelenalo. Cavolo, ragazzi, proviamo a usare Sassata. Io spero che non ci abbiamo sui tipo terra ancora a livello 18, non credo, perché sennò saremmo tipo fregati. No. Più, vediamo quanto toglie più lo lancio. Anche se. Mamma mia, non toglierà niente tipo più lo lancio. Oh mio dio, dai, usa più lo lancio. Sì, vabbè. Vabbè, siamo un po'. Sabbio tomba. No, brutto colpo, maledetta. No, ma fai schifo, dai, ma... Addio Etna. Molto bene. Andiamo proprio bene, mi dicono, Proviamo ad andare con Foglie Lama, magari... Visto che anche tipo terra un pochino fa, anche se è anche il tipo drago. Sì, vabbè, però dai, non è possibile una cosa del genere. Un pochino toglie, però dai. Intanto, ragazzi, mi dico che non potremmo usare Elgin per adesso, perché... Amantis se abbiamo una femmina, il gym è maschio, quindi niente da fare. Non è possibile. No, veramente, assurdo. È assurdo. Ha crittato col Sabio Tom e mi ha dato KO con quella mossa insulsa. Vai KO per cortesia, 1026. Non è possibile. Dai, sì. Lasciami, non voglio la tua stupida bacca, Lasciami andare. Sì, ma non può essere così lento, dai. È stato veloce fino a 2 secondi fa, emulatore, dai. Allora. Super pozione. Su Mantis.
Allora, adesso devo ricambiare coppia, perciò. E quindi devo rimettere Rafiki e Casper. Addio Etna, se n'è già andato. Vabbè. Non ho parole per quel crit. No, non è vero che non è un allenatore. No, 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 no. Qua poi quanto? Tipo 50 selvaggi. No, 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 un altro allenatore. Non un altro allenatore. Mamma mia, non finisce. Mag morto. Mag morto. Ci mancava solo Mag morto. Ci mancava solo Mag morto, ragazzi. Andiamo con Morso, vediamo quanto. Muro di. No, 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 ma non puoi far così. Non con queste mosse qua di. No, ma guarda quanto toglie poco. Proviamo ad andare con sfuriate, vedere quanto usa finta Mag Mortar. Meno male che mi evita l'attacco. È assurdo, assurdo, eh. Usa. Beh, non dovrebbe avere attacchi fisici, però dai, non puoi fare così. Evita l'attacco. Madonna, mi sta venendo caldo. E già fa caldo. E già fa caldo. Sfuriate, finalmente. Non toglie niente. Bene, benissimo. Dai, 5 colpi, attenzione, si supera proprio. Tanto ragazzi stiamo andando a rilento. Per colpa di tutti questi allenatori maledetti. Maledetti allenatori. Dai, 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 mandiamolo KO, per favore. Per favore, mandalo KO. Allora, proviamo andare. Andiamo ancora con sfuriate, magari ce la fa. Finta che è fisio, quindi ci fa. No, ma no, ma cos'è? Ma cos'è? Mandalo giù. No, io non ho parole, ragazzi. Io non ho parole. Non ho parole sul serio per descrivere una roba del genere. Mandalo KO. Oh mio Dio, super efficace pure. Dai che sei più veloce, lo so che sei più. No, 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 no. Madò. Ma cos'è? Ci sono messi d'accordo. Ma cos'è sta storia? La fica è 24. No, 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 no. Ma non le voglio le tue sporche bacche. Lasciami andare. Mamma mia, ragazzi. Assurdo, assurdo. Sono per fare un'altra coppia. Intanto non capisco perché è così lento. Fino a poco fa era velocissimo l'emulatore. Allora, sto prendendo la pazienza in questa parte. Non voglio altri allenatori. Dai, affrontiamoci. Veloce, veloce. Non possiamo stare qua 20 minuti. Dai. Allora. Un Pokémon grande, un Pokémon. Grazie per avermi. Voltorb. Vabbè, dai, vabbè. Questo se vogliamo lo possiamo anche battere. Tanto non capisco perché. Perché non si velocizza. Vabbè, andiamo con Pio Lancio. Voltorb usa azione. Dai. Oh, per poco, per pochissimo. Dai, dai. Vabbè, azione sei scarso come la merda, tipo Voltorb. Quindi ciao, bye bye. Ok. Non so quanto stia venendo lungo, ragazzi, questa parte. Spero non vi arrabbiate perché è troppo lunga. Un altro. No, 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 no. Maltiena. Bene, dai, dai. Però dobbiamo andare avanti. Assolutamente non possiamo stare qua. Io già mi sembra che stia venendo lunghissima sta parte. Non so perché. Dai, dobbiamo assolutamente finire la parte, ragazzi. Dai. No, non ci sono altri allenatori qua, vero? Dimmi che non ci sono allenatori qua. Non voglio affrontare allenatori, ti prego. No, 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 non è possibile. No, no, basta. Basta, troppi allenatori, troppi. Veramente. Litwick. Boh. Allora, abbiamo morso, no, mi pare, no? Quindi dovremmo essere abbastanza. Abbiamo morso, vero? Sì, morso ce l'abbiamo, dai. Dai, che io. Dai, però. Sto di raggio. Veramente, mamma mia, ragazzi, le bestemmie. Mamma mia. Mamma mia. Dai, ti colpisci pure. Oh, ma in questa parte qua mi stanno veramente facendo arrabbiare. Non è. Dai. Intanto le animazioni tolgono. Durano 25 minuti. Oh, finalmente, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Grazie. Un solo un Pokémon. Adesso dammi la tua back. Grazie. Che gentile. Che gentile. Molto simpatica. Bene, voglio andare. Oh, finalmente siamo arrivati all'ultima recluta. Ok, dai. Ultima recluta. Bam. Vai. Ok, quanti po. Oh mio. Meno male che abbiamo Rafiki davanti, ragazzi. Meno male. Ok. Scusate comunque sempre, ragazzi, se questa parte qua viene tipo di 20 minuti, ma.
purtroppo ci sono tutti questi allenatori qua e purtroppo ci si mette anche l'emulatore a far capricci. Bisharp, Creepy, questo è per te. Megabi è un fottuto robot. Se stai guardando questo video, questo Bisharp lo dedico a te. Ok, è durato poco, ma comunque è sempre stato molto molto forte. Pawniard, quindi proprio easy, Pokémon di tipo acciaio per questa recluta. E bye, ciao Pawniard. Abbiamo avuto la meglio su questa recluta che aveva Pokémon molto buoni. Questo sì che è stata una bella recluta. Dai, grazie per il teschio, grazie mille. Ora basta. Arriva il saggio, come si chiama già? Aspettate. Celio, come quello di Primisola. Che si chiama Celio? Magari sono parenti, chi lo sa, non credo. Dai, ora per favore, arriva Artemisio, basta. Artemisio veramente è insopportabile. Allora, dove sono come rebelle? Dove sono? Dai. Non arrivano loro. Ok, dai. Dai. Non ci interessa. Non ci interessa il tuo, la tua romanzina. La tua predica. Ok. Bene, per adesso abbiamo recuperato il teschio. E quindi, dai. Siamo abbastanza messi bene. Dai, adesso dobbiamo andare alla prossima parte. Dobbiamo andare ad Ostropoli a affrontare il capo palestra Artemisio di tipo coleottero. Molto bene. A presto, lo è. A presto. Di qua mi pare che si esce, giusto? Sì, di qua si esce. E si va. Ah, qualcosa c'è? Un miracolo seme. Cioè, che aumenta le mosse. Sì, aumenta. Potenza le mosse di tipo erba. Bene, qua usciamo, ragazzi. Quindi, ragazzi, direi che per questa parte ci possiamo anche salutare. Nella prossima parte ci avviamo verso Ostropoli. Quindi, ragazzi, lasciate tanti mi piace. Iscrivetevi al canale. Commentate. E noi ci vediamo con un prossimo video, belli. Ciao!